Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine. Andiamo a vedere quale sarà il percorso iniziatico per te in questo mese per manifestare il massimo successo rispetto ai tuoi talenti, le tue qualità e come puoi applicarle nelle circostanze lavorative e amorose. Quindi invito a prendere appunti da questo video e dal vostro ascendente affinché voi possiate avere una cartina di tornasole della vostra evoluzione spirituale nel mese di giugno, da poi andarla a monitorare con i vari video che facciamo settimanalmente con i nostri lui lei. Quindi anche le ragazze nuove e i ragazzi nuovi invito a studiare i contenuti che vi metto nelle playlist. Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere per andare a praticare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Ok, quindi Vergine, ascendente Vergine, andiamo a vedere qual è la porta che si apre per te in questo mese. Vediamo. Vergine, ascendente Vergine, qual è la porta che si apre per te? Allora, vediamo. Allora, vediamo qual è la porta. La porta dell'Ade. Al mio via scatenate l'inferno. Ragazze e ragazzi miei, allora, questa porta sta uscendo spesso a vari segni zodiacali anche nel mese di maggio. Ciò significa che è una trasformazione in atto. Dovete continuare a praticare la vostra nuova versione di voi stesse. Quindi la porta dell'Ade ci parla di una trasformazione in piena regola in questo mese. Io sono l'assoluto. È il potere del verbo che dovete utilizzare in ogni circostanza. Io sono l'assoluto e vedi cosa accade. La porta dell'Ade ci parla di trasformazioni epocali nel lavoro e nell'amore, quindi di chiusure definitive rispetto a un vecchio karma, rispetto a delle cose inconsistenti. Bruciate tutto in questo mese. Una purificazione a più livelli e la conseguente manifestazione di tale purificazione. Andiamo a vedere come la sviluppiamo questa, ci facciamo l'io realizzato. Andiamo a vedere qual è la sfida con cui avremo a che fare in questo mese, nelle varie circostanze nella nostra vita, per andare incontro a quella netta trasformazione della porta dell'Ade. Vediamo. Vergine, giugno 2023, qual è il percorso iniziatico di questo mese? Allora, vediamo qual è il blocco o sfida con cui abbiamo a che fare. Le sfide servono sempre a testare le armi spirituali, Vediamo con quali mezzi ci liberiamo del blocco, per intraprendere quale azione, per arrivare a quale trasformazione, qual è il destino da realizzare con questa netta trasformazione della porta dell'Ade. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo qual è la sfida o blocco. Ok. La temperanza. Allora, la temperanza ci parla di equilibrio. Equilibrio di cosa? Equilibrio dei nostri aspetti interni. Va bene? E allora la temperanza qual è il ruolo spirituale che ha nella nostra evoluzione in questo mese? Ci sono delle contraddizioni tue interne che devono essere ascoltate. Che vuol dire? Se mi piace la montagna, non è detto che non mi piaccia anche il mare allo stesso modo. Se io voglio vestirmi in un certo modo, secondo alcune mie credenze, mi vesto secondo alcune mie credenze perché è giusto così, però vorrei tanto vestirmi l'opposto. Ecco, queste contraddizioni devono essere ascoltate per rimettere l'equilibrio. Tu mi vai a bruciare in questo mese il fatto che non hai dato ascolto ad alcune tue contrarietà interne. Come vi ho spiegato nel video sul tradimento, comunque ve lo metto poi o sotto all'info box o alla fine di tutte le vostre, della vostra previsione del mese di giugno.
Per creare il capolavoro della vostra vita è necessario che le vostre contraddizioni viaggiano all'unisono perché creano, perché aggiungono cose in più alla vostra magnifica creazione. Oh, qua ci sono delle tue zone interne che devono essere riportate in equilibrio. È la comunicazione, la temperanza, le comunicazioni che tornano a fluire, sta al blocco. Quindi, nella misura in cui all'esterno la comunicazione con qualcuno, con alcune persone non funziona, o non ha funzionato, stava al blocco, è perché tu dovevi rimettere all'interno di te le comunicazioni tra le tue contrarietà interne in equilibrio, mi spiego, no? Vediamo con quali mezzi ci liberiamo. Il sole, allora, che cos'è il sole? Il sole è la felicità. Con quali mezzi ti liberi? Cioè, con quali mezzi superi questa cosa che ti ho detto adesso, dell'equilibrio delle tue contraddizioni? Facendole viaggiare insieme. Essendo felice di essere una cosa, ma io sono anche l'altra. Io mi amo, io mi onoro, io mi rispetto nella totalità. Quindi, con quali mezzi ti liberi, vai a praticare la gioia di essere sia una cosa sia un'altra. Io sono felice di vestirmi in un certo modo, come mi sono sempre vestita, ma sono anche felice di vestirmi in un altro modo, completamente diverso. Nel video sul tradimento vi ho fatto l'esempio di Carmen Russo e Lily Gruber, due personalità completamente opposte, ma che coesistono all'interno di noi. Se diamo spazio solo a una, l'altra si alimenterà nell'ombra, andandoci a fare proiettare all'esterno delle circostanze che ci daranno fastidio, perché una persona all'esterno manifesterà quello che al nostro interno stiamo denigrando. Va bene? Comunque, per approfondire, ve lo metto vi posto questo video. Quindi, come vai a praticare l'equilibrio dentro te stessa e quindi anche fuori? Con la gioia di essere, di tener conto di tutte le tue parti interne e farle viaggiare insieme, prenderci confidenza. Con quali mezzi lo facciamo? Per intraprendere quale azione? Per arrivare a sentirti completa, completo, facendo quello che abbiamo detto adesso, con il mondo. Il mondo ci parla di un nuovo ciclo e un vecchio ciclo che si chiude. Si chiude il ciclo in cui tu non hai dato retta delle tue contraddizioni interne. E si apre il nuovo ciclo in cui tu sei felice di viaggiare onorando te stessa in tutte le tue contraddizioni. Ok, o te stesso. Per arrivare a quale trasformazione? Sì, gli amanti, per arrivare a non essere più condizionabile dagli eventi esterni, ma fare soltanto la scelta che ha a che fare col fatto che tu ti sei trasformata, tu ti sei onorata in tutti gli aspetti di te, tu ti sei. Hai preso in causa il fatto che ci sono delle parti di te che volevano essere ascoltate. E quindi quello a cosa ti porta? A fare le scelte vere, senza essere condizionata da nessun altro. Ok. Qual è il destino da realizzare con questa porta dell'Ade, con questa trasformazione? Il giudizio, ragazze mie. Darti conto che quello che hai fatto, facendo quello che abbiamo detto, era alla base della tua rinascita. Il giudizio ci parla di un recupero totale della tua vita a tutti i livelli, a tutti gli aspetti. Ci parla di darsi conto di cosa ti dai conto? Che essendo felice con le tue zone interne, tutte le tue sfaccettature in ombra, fai le scelte giuste, come mai l'hai fatto prima. Il giudizio ci parla della rinascita totale a più livelli grazie a questa cosa. Io sono la nuova versione di me stessa, io mi amo, io mi onoro, io mi rispetto. Questa è la tua cartina di tornasole per questo mese. Quindi avrai a che fare con delle circostanze che ti sollecitano il fatto di situazioni tue che stanno squilibrate all'interno di te e che le metti in equilibrio praticando la gioia di essere sia una cosa sia un'altra. Mi piace il mare, mi piace pure la montagna, allo stesso modo. Mi piace la minigonna come mi piacciono i pantaloni, mi piacciono i tacchi come mi piacciono le superga, uguale. Non devo scegliere. Non è o questo o quello. Siccome la vita, siamo un universo intero, all'interno di noi coesistono tutti infiniti mondi. Io non devo scegliere. Io devo far viaggiare i miei mondi all'unisono. Non devo escludere, devo includere. Ok. Andiamo ad applicarci questo nel lavoro come nell'amore. Per
Prima di tutto ci mettiamo una carta dello sciamano per andare ad evidenziare qual è il percorso spirituale per te nel lavoro in questo mese, per andare a manifestare i tuoi talenti e le tue qualità all'interno di un percorso lavorativo. Qual è la carta corrispondente alla Vergine o ascendente Vergine per le mie ragazze e i miei ragazzi? Il cerchio, guarda un po', qua abbiamo parlato di vari aspetti di te, delle tue contraddizioni, dei tuoi aspetti interni che vogliono essere ascoltati. Abbiamo tante mani, sono tutte le tue sfaccettature. Allora ti dico, nel lavoro sii creativa, ci sono degli aspetti di te che ti daranno un lancio in più nel lavoro, un'intuizione in più nel lavoro, qualcosa che non ti saresti aspettata proprio perché non l'avevi considerata mai, per dei moralismi, per delle strutture. Il cerchio ti dice affidati a quelle voci dentro di te che hanno a che fare con la creatività. Qua ci sono delle mani colorate. Io sono creativa, io sono geniale. Io sono l'assoluto. Ok. Andiamo a vedere una carta guida energetica nel lavoro per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine. Infatti abbiamo un'opportunità nuova, abbiamo il Fante di Bastoni che ci parla di voglia, di creatività, di un'opportunità nuova piena di entusiasmo, ti vedo piena di entusiasmo di iniziare qualcosa di nuovo. È una nuova opportunità che ha a che fare con la creatività, con qualcosa di che ti stimola, mi spiego? Che ti stimola. Ok, andiamo ad analizzarci questo, vediamo un po'. Nel lavoro... Le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, situazione attuale nel lavoro, prima di tutto, situazione attuale. Quattro di bastoni, io ti vedo stabile, io ti vedo bene qua. Situazione attuale nel lavoro, vedo che stai conseguendo dei risultati, ti vedo stabile, occuparti della tua casa, della tua famiglia, ti vedo conseguire dei risultati nel presente già, per la tua stabilità. Vediamo un po', spieghiamoci il Fante di Bastoni con quel cerchio, mese di giugno 2023 Vergine, ascendente Vergine, Asso di Denari, Quattro di Coppe, Re di bastoni. Allora io qua vedo che se c'era una persona che non ti ha considerato e tu eri insoddisfatta di questa persona ti propone un'occasione d'oro, una nuova opportunità. Può essere un tuo capo, può essere qualcuno che lavora con te o lavora per te o lavora un tuo capo, qualcuno. Io qua vedo una situazione dove c'è una nuova opportunità meravigliosa, una situazione dove una persona non ti ha preso in considerazione, non ha visto il tuo talento, qualcosa, e ti prende in considerazione e c'è un'opportunità d'oro. Va bene? Ok. Questo ha a che fare con degli aspetti di te, eh? Quindi qua c'è qualcuno che ti prende in considerazione perché tu dai credito a un'intuizione che ti arriva, per una nuova opportunità che ti arriva dall'esterno, cioè, o è una tua intuizione rispetto a questa opportunità. Questa persona si rende conto, può essere un datore di lavoro, qualcuno a te vicino, che questa cosa, sei geniale in questo, E c'è una rinascita al giudizio qua nel lavoro. Vediamo a tuo positivo cosa abbiamo. Il diavolo. Ragazze, voi ragazzi, al tuo positivo il diavolo. Ottenete quello per cui state lottando nel lavoro. L'ottenete assolutamente. Qua c'è un cambio a vostro favore per un'opportunità che stavate o aspettando o cercando. Anche dei risultati economici molto importanti. Ottenete a vostro positivo dei riconoscimenti. Wow! Andiamo a vedere qual è il percorso spirituale nel lavoro. Qual è il percorso spirituale nel lavoro per i miei ragazzi della Vergine? Esaurimento o completamento?
Ragazze, qua raggiungete, questo è il 9 di bastoni e questo è il mondo. E il mondo ce l'avevamo pure qua. Questo è un nuovo ciclo che si apre, dei ritardi che ci sono stati per conseguire questa opportunità. Ci possono essere stati dei ritardi, qualcosa che vi ha portato a un esaurimento anche sul piano psicofisico, e adesso questo giunge al termine. Celebrazione, vedi? In viaggio. Fioritura, ragazze, il lavoro va da Dio. 3 di coppe, 8 di bastoni, regina di denari. Io vi vedo qua proprio felicissime di raggiungere dei progressi che hanno a che fare con delle vostre attitudini spirituali all'interno del lavoro. Delle vostre attitudini intuitive. Vi vedo celebrare qui. Vi vedo andare proprio tutto sotto controllo, ragazze. Una stesa meravigliosa, eh? Vediamo cosa dice l'oracolo. Nel lavoro, Vergine, o ascendente Vergine. Orfani, vedi qualcuno che non ti ha o non ti sei sentita accettata nelle tue qualità? Ripulire. Sinfonia incompiuta, cosa c'è dopo la sinfonia incompiuta? Flessibilità. Qua ci sono delle persone che si all'interno delle situazioni lavorative, qua c'è qualcosa che si compie. Rispetto a una situazione di mancanza. Ora, a livello spirituale mi stanno dicendo che le tue alte vibrazioni, la tua genialità, il tuo intuito ti porteranno ad avere la fioritura alla fine del mese. Anche le persone si renderanno più flessibili nei tuoi confronti perché capiscono il tuo valore. Tu vai a ottenere quello che vuoi nel lavoro. Mi spiego? Qua la tribù ci parla del confronto con le persone che riconoscono il tuo valore, che vorranno parlare per avere con te qualcosa qua di importante che ha a che fare con il cerchio, cioè la collaborazione grazie a una tua intuizione che arriva e che viene presa proprio bene dall'intorno di lavoro oppure dal posto di lavoro. Vedi tu. Le mie intuizioni sono legge, ragazze. Io sono creativa, io sono creativo. Va bene? Ok, ragazze mie, questo è quello che avevamo sul lavoro. Adesso passiamo all'amore. Allora, vediamo un po' le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine. Nell'amore, che succede sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere un po' l'amore. Cosa accade nell'amore? Le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine a giugno 2023. Allora, vediamo un po' una carta energetica per vedere una guida, avere una guida. Un cavaliere di coppe abbiamo, ragazze. E ragazzi, qua c'è un'energia bellissima d'amore, di movimento d'amore di qualcuno nei tuoi confronti. Vedo un avanzamento d'amore, qualcuno che è energia di corteggiamento, d'amore, una bellissima carta il cavaliere di coppe, no? Vediamo cosa c'è dopo il cavaliere di coppe. 3 di denari. Io qua vedo un incontro con una persona che ti piace tanto. Io qua vedo in questo l'energia di questo mese riassuntiva è che una persona si avvicina a te, movimento d'amore, corteggiamento. Qua vedo una collaborazione, un vedersi, un venirsi incontro, creare una struttura, quindi puoi conoscere già la tua persona di interesse, oppure una persona nuova con cui vedo proprio un incontro, crearsi una struttura. Qua abbiamo un 4 di denari, questo mi significa che alcune di voi, se è una persona nuova, le vedo un po' che si proteggono, allo stesso tempo si lasciano andare. Invece, se è una persona tua di interesse, io qua vedo che tutto fluisce verso una stabilità, eh? Ok, andiamoci ad analizzare queste carte. E qui abbiamo la porta dell'Ade, c'è cioè una piena trasformazione, di conseguenza se è una persona di interesse le situazioni erano bloccate, anche le comunicazioni, qua si apre tutto. Andiamo a vedere. Vergine, amore, giugno 2023. Vergine, amore, giugno 2023. Vergine, amore, giugno 2023. Vergine. Allora, vediamo un po'.
Allora, cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi nell'amore Vergine giugno 2023? Abbiamo appeso e 4 di coppe. Io qua ti vedo con energia bassa di animo dell'amore, come per dire non mi va di mettere lo sforzo da nessuna parte, non ne vale la pena. L'amore era un po' bloccato, un po' stancato. Non a caso abbiamo la porta dell'Ade, questa è la carta tua energetica di questo mese giugno. Qua ti vedo un po' svogliata nel mettere lo sforzo in una situazione un po' bloccata, perché non hai voglia. Vediamo un po'. Energia del presente. Energia positiva. Negativa. Passata. Futura, passata, futura e conclusione dell'energia futura. Qua abbiamo il 4 di coppe, 4 di bastoni, asso di denari, re di bastoni. Io qua ti vedo che più nell'amore eri concentrata sulla tua stabilità economica, hai messo tutto nella tua parte economica, lavorativa, nella tua stabilità proprio in tal senso, economica e lavorativa. Sì, 8 di denari, re di bastoni, asso di denari, 4 di bastoni. Nell'amore eri svogliata, non avevi voglia. Cioè, oppure la situazione dell'amore era bloccata tra te e la persona di interesse perché qua c'è qualcuno che ha messo l'attenzione molto sulla sua stabilità. La situazione dell'amore era comunque di abbassamento d'animo. Adesso lo andiamo a vedere. Allora, energia del presente della Vergine, amore, giugno 2023. Diavolo. Io qua ti vedo, se sei da sola con queste carte qui, io vedo che sta arrivando una passione travolgente, ma non è solo passione, perché qua vedo qualcuno, una persona proprio che c'è un incontro, c'è energia anche di innamoramento, eh. Cioè c'è una passione travolgente, perché magari ti sei dedicata molto al lavoro e qua se sei da sola arriva una passione travolgente. Forte energia del Capricorno abbiamo qui. E se è una persona di interesse, io qua vedo che tu vuoi ottenere un risultato importante, o se sei da sola, anche qui ti vedo ottenere risultati importanti anche sul piano lavorativo. Vediamo il positivo, poi ti dico. Due di bastoni, è possibile che ci sia una persona a distanza che ti sta guardando a distanza, Che ci sia una persona a distanza, oppure se sei da sola si apre il cammino qua nell'amore, finalmente. Fai una scelta verso aprirti al nuovo. Invece qua, se è una persona di interesse, qua vedo che una persona a distanza è un avanzamento nei tuoi confronti, eh? Vediamo il blocco qual è. Due di coppe. Qua qualcuno deve fare una scelta d'amore, di incontrarti viso a viso, deve fare la scelta di cuore. Due e due. Allora, per alcuni c'erano terze persone coinvolte, due e due il diavolo, e quindi tu eri insoddisfatta di questa situazione qui. Invece qua, se sei da sola ti costa fare la scelta di incontrarti con una persona, ti può costare aprirti all'amore, diciamo. Devi fare questa scelta. Vediamo un po' che è successo nel passato. 6 di bastoni. Re di coppe. Allora, io qua vedo che. Io qua vedo che c'è. Se alcuni di voi stanno già insieme a una persona che ha un'attitudine un po' più passiva, io qua vedo che si riavviva la passione se questa persona sta a distanza. Perché qua io vedo che qua c'è una bella energia con una persona, re di coppe e 6 di bastoni, però questa persona forse non si decideva a fare il passo di avere una relazione con te, una relazione proprio seria. Oppure c'erano altre situazioni coinvolte, non si decideva a dare il passo per avere una relazione d'amore vera, seria, tu sei insoddisfatta qui. E questa persona può stare a distanza e tu la puoi vedere adesso, e qua abbiamo due energie bellissime. Vediamo che succede qua. La papessa. Asso di bastoni. Regina di bastoni. Ragazze, qua arriva una persona che ti travolge completamente. La decisione ce l'hai tu nelle mani. Qua arriva una persona che ti travolge completamente. Regina di bastoni, asso di bastoni. Cioè va a postare tutto per la relazione. A te ti vedo un po' con dei dubbi. Che faccio? Mi apro? Non mi apro? Perché ti travolge proprio questa persona. Può essere una persona che sta a distanza.
E vedo che il potere nelle tue mani c'è. La regina dei bastoni finale mi parla di te anche se sei uomo che ha il potere nelle mani. Questa persona è attratta completamente da te. Tu hai dei dubbi rispetto a questa persona. Se questa persona, oltre alla passione, all'energia sessuale, c'è anche dell'amore qui. Qua vedo il possibile che tu abbia avuto a che fare con una persona molto concentrata sulle sue cose lavorative, un po' di egoismo e tu eri insoddisfatta per questo motivo. Ok. Se invece sei da sola, io qua ti vedo un po' sulle due, criptica, ma qua arriva qualcuno che ti travolge completamente, eh? Vediamo un po' di andarci a chiarire facendo le varie specifiche. Allora. Qual è? Vediamo un po'. Ok. Qual è la tua energia nell'amore rispetto alla tua persona di interesse? Forte energia di pesci anche qui. Ariete, leone, cancro. Qual è la tua energia in amore? Cavalieri bastoni, tu sei pronta a questo cambio? Tu vuoi un cambio? Tu vuoi un cambio, cavalieri bastoni e poi? Sei denari, tu vuoi assolutamente riportare un equilibrio rispetto a una situazione o con una persona che entrava o usciva dalla tua vita e qua c'è un equilibrio in tal senso per una nuova opportunità. Se è un amore nuovo, se è una persona nuova qua tu sei pronta perché è come se ti facesse uscire un po' dalla routine quotidiana, del lavoro, delle tue cose, ok? Vediamo che cosa, qual è l'energia della tua persona di interesse o della persona che arriva. 9 di bastoni. Questa persona c'ha un po' paura. Di cosa? 9 di bastoni e poi. Paggio di denari. Questa persona ti vede talmente. Allora, 9 di bastoni e paggio di denari. Mi dicono che è una persona che. Cioè, sei una persona che già conosci. Ha un po' paura a farti questa proposta costruttiva, che mi sa che è un incontro importante ed è una persona che questa è la distanza. Tu ricevi questa comunicazione nonostante questa persona può avere un po' delle resistenze, può avere un po' paura, ci possono essere stati dei ritardi per altre questioni o delle stanchezze per altre questioni. Tu ottieni col diavolo qua esattamente questo incontro con questa persona per una nuova opportunità, seppur ti vedo un po' con dei dubbi. Oppure è un segreto che ti rivela questa persona, che lo fa impazzire a questa persona qui. Tu hai questa opportunità qui. Se è una persona nuova, uguale, una persona che è un po' diffidente, ma io ti vedo qua, una persona, se è una persona nuova, è una persona che ti vedo a te appassionata, o appassionato, è una persona che può avere un po' delle resistenze nel vederti perché gli piaci tantissimo, regina di bastoni. Infatti blocco il vedersi, però alla fine ti chiede questa opportunità. Andiamo a vedere qual è la sfida per te. 5 di coppe. La sfida è uscire fuori dal senso di malinconia, di tristezza, darti una ventata di freschezza. Cioè, la sfida è uscire fuori dal senso di 5 di coppe, di malinconia, di tristezza. Se è una persona nuova, cioè vacci proprio, non avere dubbi, incertezze. Se è una persona che già conosci, questa persona è come se ti chiede un incontro e la sfida è uscire fuori dalla preoccupazione, dalla tristezza, mi spiego, no? Ok, andiamo a vedere di cosa parla la papessa. La morte. Se la persona era diffidente e criptica, si teneva tutto dentro, qua avviene un cambio di questo. Va bene? Avviene un cambio. Ok, lasso i bastoni. Sole, wow. Tu vedrai una persona radicalmente cambiata. Vuole un'opportunità con te di passione per darti felicità, per riconquistarti, conquistarti, ok? Una nuova opportunità proprio, vede. Regina di bastoni. Il bagatto vuole una nuova opportunità con te, vuole un'opportunità questa persona. Qua si evince una persona che poteva essere una persona che aveva un po' più paura. Perché? Perché gli piaci tantissimo, ok? È una persona che aveva paura anche all'incontro, questa natura qui. Il bagatto mi dice che è una persona che va a postare tutto per te.
perché gli piace tantissimo, al netto del fatto che poteva esserci un po' di cripticità in questa persona, cioè un po' di tenersi tutto dentro, o sei tu che rimani criptica, ti tieni un po' tutto dentro, oppure questa persona, io credo che sia questa persona, perché lei, che questa persona ha il nome di bastone, un po' di paure, incertezza, chiedenti un incontro, io qua vedo un incontro e scoppia la passione. Potrebbe essere una persona a distanza. E la sfida è non abbassarti d'animo, supera le paure, le preoccupazioni. Se questa persona è una persona un po' più che poteva essere ritirata in se stessa, buttati e vai, perché qua con il 6 denari riporti un equilibrio, va bene? Dal tuo punto di vista, io creo una relazione sana alla mia altezza, io creo una relazione d'amore sana alla mia altezza, va bene? Ok. Andiamo a vedere qual è l'ultima carta. Alcune di voi, ma vi dico pure questa cosa. Per alcune di voi siete voi che lanciate il via a qualcosa. Rispetto a quel, perché siete voi col diavolo qui. Che sentite che gli piacete, vi sentite questa attrazione, siete voi rispetto alla cripticità di questa persona che è un po' sulle sue, un po' disconnessa può sembrare. Per qualcuno, una piccola parentesi, siete voi che vi fate notare in qualcosa, seppur con nonchalance, cioè seppur con vostra, con grande eleganza. E questa persona va, boom, diretto a volere un incontro con te. Per alcune, eh. Vediamo un po' qual è l'ultima carta, Vergine. Sì, qua c'è una morte, ragazzi. O fate cose che non avete mai fatto, un farvi notare in un modo proprio elegante, un vostro modo, qualche cosa. Qua viene un cambio, una trasformazione netta. Qua c'è un re di coppe, una trasformazione netta. Se una persona è stata più passiva, va bene? Allora qua vedi un cambio da parte di questa persona. Però credo che alcune di voi fate voi qualcosa, ma non verso questa persona, o fate voi qualcosa per ribaltare la situazione. 100% l'avete vinta. Qua arriva una netta trasformazione da parte di qualcuno che era a distanza perché è impegnato sul piano lavorativo o non faceva la scelta di cuore. Vediamo un po' cosa c'è dopo la morte. La torre, mamma. Ragazze, siete alcune di voi prendono per le orecchie qualcuno o si fanno notare o succede qualcosa perché l'ascesa mi finisce bene. Ok, con la regina di bastoni. E col bagatto voi fate una comunicazione a qualcuno dove avete un incontro che riporta in equilibrio. Io credo che alcuni di voi si faranno valere. Si faranno valere. Perché state proprio con il diavolo qua, capito? Vi farete valere. Perché la torre? Curiosissima. Il Papa, tre arcani maggiori, che sta succedendo qua? Alcuni di voi vi fate valere come una persona che è stata o più passiva o che non si decideva verso a fare la scelta d'amore, ok? Voi stavate aspettando, l'attesa è finita. Qua succede che alcuni di voi fanno qualcosa, si fanno valere e qua con il Papa ottenete il giusto riconoscimento. La relazione come la volete voi. Guarda, regina di denari, siete uscite voi come vergine. Volete una relazione seria? Qua avete già l'opportunità di parlare perché c'è un movimento d'amore. Qua fate qualche cosa rispetto a dei dubbi che ha questa persona o più criptica, qualcosa di questa natura qui, che vi fa ottenere quello che volete. Non so che cosa farete in questo mese. Io sono l'assoluto, io sono unica. Ok. Vediamo un po' la direzione spirituale. Allora, mo vi dico un'altra cosa, che poi mi vengono qui, no? Se alcune di voi eravate pendenti, non so qua se qualcuno era impegnato con il diavolo, però non sono usciti sette di spade, situazioni, però può essere. Voi fate qualcosa qui. O ripagate qualcuno della stessa moneta, qualche cosa di questa natura, e questo ha avuto paura e vi fa una proposta concreta. Se questa persona si doveva decidere in una relazione, voi fate qualche cosa qui. Non so cosa fate, però ottenete il risultato, il Papa.
Bagatto e regina di bastoni. Cioè vi fate valere, capito? Ok. Vediamo un po' la direzione spirituale. Qual è? La mente e lo stress. Qualcuno qua è impegnato. Allora, qua ci sono, possono essere degli ostacoli che hanno a che fare con altre circostanze in amore. E la mente rimugina, rimugina, rimugina. Alla fine scoppia qualcosa. Vediamo un po' che succede. Qua la direzione spirituale in amore, vergine, la pazienza, il matto, rimandare. Ah, voi vi siete stancate perché qualcuno ha rimandato sempre qualcosa e vi lanciate nella vita. Fate qualcosa che questo qua. Succede qualche cosa qui. Qua qualcuno ha rimandato un nuovo inizio, secondo me. Per tanto tempo ha giocato col tempo. Secondo me alcuni di voi mandano a benedire qualcuno, fanno qualcosa che ottenete il Papa, cioè un discorso importante dalla vostra persona di interesse. Se invece non c'è nessuno, qua avete. Arriva qualcuno che vi travolge di passione e vi toglie dalla routine del lavoro, ok? Mamma che stesa ragazza, wow. Andiamo a vedere cosa dice l'oracolo nell'amore. Non a caso qua avevamo la porta dell'Ade, la scelta di andare incontro alle vostre contraddizioni. Se voi magari non vi siete mai permessi di attuare un determinato comportamento perché secondo la morale, secondo. Voi fate qualche cosa qua. Vediamo che dice l'oracolo. Amore, vergine, co-creare. Riparare tra due mondi. Io qua vedo che qua c'è una persona che vuole riparare assolutamente, avere un colloquio. Vuole comunque sia co-creare qualcosa di nuovo con te. A te ti vedo con dei dubbi, oppure è stato rimandato tante volte questo incontro per vari motivi. Qua, a seconda dei casi, ragazzi, vedi, è tempo di andare. Allora, alcuni di voi che la cosa è stata rimandata per tanto tempo, un incontro, qualcosa, c'era uno che non si decideva, o che a un certo punto tu ti svegli, fai qualche cosa, alcuni di voi se ne vanno qua, questo rincorre per riparare. Mi arriva questa cosa, perché finite voi con la regina di bastoni qua il bagatto, prendete proprio la tovaglia, cioè le redini della vostra vita. Invece se siete da sola, io vi vedo che qua voi vi lanciate. Vi lanciate, avete un rapporto passionale qua, un incontro passionale. E ci può essere una persona che ha anche un po' paura di voi perché siete molto, molto aggressivi, diciamo. E ho un po' di dubbi perché siete tanto per questa persona. Comunque vi divertite in questo mese, questo è certo. Quindi, ragazze mie, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!